Al Festival Adriatico Mediterraneo presentata la mostra storico-documentare sull'identità del popolo albanese europeo da prima che nascesse l'Europa. Alla Mole di Ancona tanta gente per la presentazione della mostra sulla storia e l'identità del popolo albanese nell'ambito del quarto Festival Adriatico Mediterraneo. Del resto, nelle Marche la comunità albanese, con 22.000 presenze, senza contare macedoni e kosovari, è l'etnia più numerosa e rappresenta il 16,5% degli stranieri residenti. Ad oltre 20 anni dai primi arrivi, gli albanesi, ormai alla seconda generazione, sono ben integrati, lavorano soprattutto nell'edilizia, nel settore manifatturiero industriale e nell'ambito domestico. Più che ventennale nelle Marche anche l'attività dell'ANOLF, l'associazione multietnica della CISL per l'integrazione degli immigrati, che ha promosso questa mostra storico-documentale curata da Claudio Miccioli con la consulenza dello storico Robert Prendusci. In 36 pannelli ricchi di notizie e immagini, dall'eroe nazionale Skanderbeg alla dominazione ottomana fino all'indipendenza dichiarata nel 1912 per arrivare a Madre Teresa di Calcutta, viene ripercorsa la storia del popolo libero delle Aquile, un paese che faceva parte dell'Europa da prima che l'Europa nascesse, l'unica nazione dove la convivenza tra cristiani e musulmani è sempre stata pacifica. Tanti passi fatti, a che punto siamo per una vera integrazione europea? Il processo è sicuramente lungo, ma è partito ed è partito in maniera molto positiva. Il nostro progetto è uno dei piccoli pezzi necessari per dare forza alla società civile, che è uno degli elementi fondamentali perché l'Albania possa entrare con piena dignità in Europa. E le Marche hanno una parte importante in questo processo? Certo, le Marche sono un punto di riferimento nella storia albanese importante e attraverso l'area adriatica le Marche possono giocare un ruolo molto importante nell'aiutare il popolo albanese a entrare in Europa. La mostra, che da metà ottobre sarà allestita alla Pinacoteca di Fabriano, è visitabile fino a domenica 5 settembre dalle 17 alle 24.